Chiara, siamo qui da Coin che festeggia i 50 anni oggi, ma siamo qui anche per presentare un nuovissimo progetto. Pare che tu si sia improvvisata stilista per Mango. Sì, siamo un progetto che coinvolge me e altre due blogger, appunto, che formiamo Where Else insieme. È un progetto che abbiamo iniziato qualche mese fa, che sono Andy Torres di Style Scrapbook e Carolina Engman di fashionsquad.com. E visto che tutte e tre avevano già collaborato in passato con Mango, è nata molto naturalmente questa collaborazione, quindi siamo stati a novembre, è iniziato il tutto, abbiamo iniziato il processo del designing e tutto. Abbiamo visto i primi prototipi a gennaio e adesso oggi proprio è uscita la collezione, è uscita a mezzanotte su whereels.com, è uscita sul sito di Mango e sui siti, è già praticamente sold out quasi tutto, quindi sta andando molto bene. È in qualche negozio, in una dozzina 15 negozi in Europa, qua infatti a Milano c'è oggi qualche in, poi è in Corso Vittorio Emanuele e basta, però e poi comunque c'è in tanti negozi, in un po' di negozi in Spagna, Francia, Londra, così, quindi comunque siamo molto contenti di questo risultato. Cosa c'è di proprio tuo in questa capsule collection? Guarda, sicuramente l'uso del colore fluo, dei colori neon, colori fluo che mi piacciono tantissimo. Questa qua comunque è una delle borse che a me piace di più, perché cioè, anche con un outfit totalmente nero è uno sacco di colore veramente forte che ha subito, cioè, ha un suo perché molto deciso, mi piace moltissimo. E poi mi piace tantissimo questa clutch, che appunto ha la possibilità di mettere questo bracciale, che c'è anche acquistabile nella versione solo bracciale, così la puoi tenere insomma al polso. E poi le scarpe queste scarpe che sono quelle che indosso anche io, che sono le Zette, che sono appunto fra probabilmente le scarpe le mie preferite della collezione, perché mi rappresentano molto, insomma sono una forma semplice, decisa, total black e con il cinturino sulla caviglia che non fa mai male. Diciamo che questo progetto ti ha dato voglia magari di lanciarti come stilista in un futuro? È una cosa che naturalmente mi piacerebbe, è un sogno, però cerco di fare le cose con calma. Adesso siamo alla quarta edizione della mia linea di scarpe, quindi già quella sta andando molto bene. Adesso fare altre cose non me la sentirei, non sono pronta, devo imparare ancora tantissimo prima di lanciarmi in altre cose. Però capsule collection come queste, come quella che ho fatto per Yamamai, che adesso sono i negozi, sono veramente fantastiche, perché comunque ci sono persone veramente che riescono a trasformare le tue idee in qualcosa, in un prodotto vero e proprio, quindi quando le vedi per la prima volta dal tuo schizzetto vedere una cosa del genere ti emozioni tantissimo. In un futuro speriamo, insomma, vediamo come vanno le cose e non ci chiudiamo nessuna porta. Allora, oggi indossi un outfit firmato Mango, ovviamente. Sì. Cosa ti piace nello stile generale di Mango? Mi piace l'idea che sia un brand low cost, che quindi sia accessibile praticamente a quasi tutti, praticamente a tutte le persone, e il fatto che comunque puoi mixarlo a tantissimi accessori diversi, quindi con un vestito del genere, che è un vestito low cost, quindi comunque ha un costo non spropositato, puoi fare veramente tantissima scena e puoi abbinarlo anche a capi più costosi per creare un look molto ricercato. Mi piace, mi rispecchio tantissimo comunque nei capi di Mango, quindi mi piace molto la qualità, mi piace il designing. Penso che poi in questa stagione abbiano fatto anche un ulteriore passo in più verso la qualità e verso comunque uno stile che sento ancora più mio, quindi a me piace moltissimo e ancora una volta è stata molto contenta di collaborare con loro. Grazie. Grazie mille.